parlare, perché di solito io in quest'aula vengo azzittita, d'accordo? Poi, per quanto riguarda la Vittorio Veneto, si è saputa, lo dice da fonti della dirigente, perché noi abbiamo fatto i consigli di classe, e non per aizzare nessuno, ma soltanto per essere informati noi genitori. La Vittorio Veneto si sapeva che si doveva sbaraccare tutto da dopo Ferragosto ad oggi non abbiamo un'aula, una! Scusa Maria! Io, il sindaco e l'ingegnere Zagami, in alcun modo consentiremo che delle scuole con senza problemi, perché se lei mi dice Conti, professore Conti, sarà così, allora il Titanic devo affondare, avete intenzione di farlo affondare o c'è possibilità di tirarlo su? Perché noi con tutti i colleghi nuovi e vecchi da 20 anni stiamo dando il sangue in questa scuola per non farla affondare, perché per noi è una scuola che appartiene al nostro territorio, è una scuola simbolo di 20 anni. Io volevo sapere, capisco che voi appartenete alle nuove generazioni e lei se ne può fregare di meno, cioè giustamente dice Conte, ma mi conta se la scuola ci ha fatto il mio pistone o una cosa. È sicuro che non sarei qui in questo momento. No, però giustamente, però non lo so, che forse non è neanche la sera d'alta, ma aspetta 2 minuti. No, certo. È anche vero che le persone hanno detto, ma siamo qua per parlare di che cosa, però è anche vero che io voglio approfittare. Prima di parlare di temi tecnici che sono giusti e che dobbiamo capire quanto dobbiamo iniziare. Vale la pena essere qui e a fare tutti, come dire, a crederci in questo Titanic o deve essere affondato? Perché se qualcuno mi dicesse, no, guardi professore, è questione di tempo, ma stiamo affondando, quindi mettetevi cuore in pace, quindi magari oggi risolviamo il problema tecnico.
tu sei l'artefice di tutto quello che sta succedendo. Però se qualcuno mi dicesse col cuore in mano, oh, è tutta una barca, cioè stiamo sfilando, ma affonderà, lo potremmo sapere una volta per tutte, così giustamente, così non ci illudiamo tutti quanti, ci mettiamo il cuore in pace tutti quanti, diciamo ok, se ne già vedete, andiamo a fare lezione anche dentro al gesso, però la tretana sta affondando, ma una volta solo ce lo potete dire, no, perché se tu sai il destino, voglio dire, se tu sai di che morte moriremo, non ti preoccupare, nessuno ci rimarrà male qua. Qua è una platea di genitori che sono poco avvezzi a quelle che sono le carte e gli iter burocratici che succedono, mentre l'assessore sta con l'ufficio tecnico, assessando la dirigente, sa le carte. Io sono pure consigliere comunale al stesso genitore, che non ho visto le carte. Per quanto riguarda, è tutto vero quello che dice, non è assolutamente vero. Io vorrei soltanto il finanziamento che voi state chiedendo alla regione, cioè quello nuovo che deve iniziare gli interventi, a quanto ammonta? L'istanza di finanziamento sarà presentata al giorno 30. Lei da consigliere comunale vedrà l'istanza di finanziamento, vi farà le richieste per sei piatti, vedrà non l'importo, vedrà tutto l'intero progetto e lo potrà valutare nella sua interezza. Dire un euro, due euro, 100 euro è una cifra che ad oggi, non avendo chiuso l'istanza di finanziamento, potrebbe essere un'informazione parziale e modificata domani. Quando presento l'istanza vedrò la cifra esatta. Cito le sue parole, le parole che le ha detto durante, durante l'incontro avuto col prefetto. Va bene, la cito, d'accordo? Le sue parole dette durante l'incontro col prefetto sono state di un ammontare di circa 12 milioni di euro. In maniera tentativa sì. Questo. Però ripeto, non un fatto, un incontro, un vertice di prefettura in cui si hanno delle linee e poi si aggiorna costantemente. Benissimo, con gli atti. Metterò gli atti e metterò alla lire al centesimo. Perfetto. Quello che voi farete. La ringraziamo per questo è il suo ruolo di consigliere di posizione, di punto positivo nell'amministrazione. Perché grazie anche a lei possiamo stare attenti e fare farò. Cose benissimo con il suo pensiero. Io la sto citando, quindi non è una mia fonte, ma è la sua fonte, giusto? Circa 12 milioni di euro. Va bene, solo per la Vittorio Veneto? Solo per la Vittorio Veneto. Vi spiego, 12 milioni di euro, per fare un progetto che ancora è nella fase iniziale, potete andare in tutti i dirigenti dell'ufficio tecnico, non è che la pandemia, perché io mi sono informata, vado all'ufficio tecnico. Questa è la situazione del progetto, perché poi non sono un tecnico, sono anche una persona normale e voglio spiegare le cose semplicemente. Quanto ci vuole? Prima che fai un RUP, prima che presenti, prima che fa almeno 4-5 anni lo devi fare all'orti, io dico quello che mi ha detto l'ufficio tecnico, all'orti funzionali, bene, dice c'è cioè ogni lotto deve funzionare per se stesso, il bando di gara, l'aggiudicazione e ancora la cosa più importante, il finanziamento, nel momento in cui la regione decide di darti i soldi, passa tempo, 3-4 sicuramente, non un anno, non due anni e qualcosa in più, va bene? La cosa più importante è che un finanziamento così esoso, 12 milioni di euro circa, fonte, assessore, Valenti, 12 milioni, la regione non ce li darà mai, 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 il nostro progetto, mi scusi, e questa fonte sono i dirigenti di Palermo, non sono Maria, sono i dirigenti, non le daranno mai, e durante, lei mi deve fare le mie, e questo che cosa succederà? No, io, questo è il fantasia. Non glielo consento, mi scusi, qual è lo suo cos'è show? Cos'è che non mi consente lei di fare? Lei che cos'è che mi consente di fare? Di dire la verità? Non mi consente di dire? Io, se lei dice la verità, io non lascio fare il conto vuole, però se guardi, lei faccio una cosa, faccio come il suo, faccio come il sindaco, mi quereli per quello che dico, mi quereli. E a questa dichiarazione che 12 milioni di euro, e se effettivamente fosse una somma esosa, il dubbio l'ha avuto il dirigente del genio civile, a cui ero seduta di fronte, e anche il prefetto, la quale con molta gentilezza ed educazione ha però spinto l'amministrazione a fare di tutto per la Vittorio Veneto. Però, signor assessore, 12 milioni di euro sono un'enormità. Noi la Vittorio Veneto non la vedremo mai. La Vittorio Veneto, questo significherà che i nostri, il nostro progetto, e qua io voglio
Il nostro progetto, 12 milioni di euro, significherà che non verrà mai finanziato, andrà sempre in basso in graduatoria e gli altri che presentano 3, 4, 5 milioni di euro ci supereranno. E io voglio l'impegno qua. Allora, mettete i piedi per terra, non fate campagna elettorale. E come dice il maestro Conti, state attenti, perché una volta che usciamo, quel luogo lì sta già per morire, è già mezzo morto. 12 milioni di euro, quello sarà un altro Guglielmo Marconi, se lo faccia dire.